Allora, sempre sui parametri, vi ho detto che i parametri voi dovete andarli a comprare da un soil scientist. Nella lezione di laboratorio che abbiamo fatto venerdì scorso, io in realtà vi avevo fornito alcune tabelle in cui, in funzione della tessitura del suolo, vi davo i valori di alcuni parametri che entrano, in particolare i parametri di Van Gennepen che entrano nell'equazione di Richards. Quello è un primo modo per approcciare il sistema. Questi sono tutti i parametri che compaiono nell'equazione di Richards, ho detto che sono 6 e bisogna andare a determinarli. Negli ultimi 20 anni si sono andate affinando delle tecniche prevalentemente di natura statistica o simile statistica, che fanno riferimento a procedure di machine learning come per esempio neural networks, per andare a determinare sulla base di alcuni dati sperimentali quali sono i valori dei parametri che entrano nell'equazione di Richards. L'idea è che questi parametri dipendano dalla tessitura dei suoli, dalla struttura dei suoli e dalla sostanza organica. Per esempio, questo è una delle tabelle che qui ho riportato per ragioni storiche, perché è una delle prime che compaiono del 1974, in cui in funzione della densità, per esempio, del suolo, viene dato un valore alla conducibilità idraulica a saturazione, e cioè anche in funzione della percentuale di argilla. Quindi entra, per esempio, uno entra con la percentuale di argilla qui e esce con la conducibilità idraulica a saturazione e con la densità del suolo. Questo tipo di tabelle, come quelle che vi ho presentato io nella lezione di venerdì, hanno in realtà dei grandissimi margini di errore. Queste sono poi, man mano, dal 1974 in qua, diciamo che c'è stata una prima fase in cui sono state prodotte soprattutto tabelle come quelle che abbiamo usato noi. Qui vedete un'altra tabella ancora diversa da quella che abbiamo usato a lezione, in cui i valori dei parametri di Van Gennepen sono dati in funzione del tipo di tessitura di nuovo. Un esercizio che voi potreste fare, per esempio, è riportarvi in Python questa tabella, come ho fatto esattamente come ho fatto io con le altre, e vedere come queste curve sono differenti da quelle che noi abbiamo disegnato, per capire anche qual è la variabilità che ci si aspetta da questi metodi. Il salto vero e proprio in questa parte di analisi statistica del problema è fatto alla fine degli anni 80 e i primi anni 90, in particolare questo lavoro di Rawls è quello anche che è usato nelle tabelle che io vi avevo già presentato. Qui si comincia a correlare non solo la tessitura ma anche varie altre cose che sono misurate con i valori di conducibilità idraulica o dei parametri di Van Gennepen che sono determinati in laboratorio su dei campioni, oppure in alcuni casi più rari in campo, ma di solito si va in campo, si preleva un campione, si misurano tutte le variabili che si possono misurare, si fanno delle prove di infiltrazione e poi si cercano di correlare, di vedere se esistono correlazioni statistiche fra i parametri che sono misurati. Tutto questo insieme di elementi si chiamano pedo transfer functions, pedo da pedon,
che non è un cognome veneto come il mio, ma vuol dire il suolo, è una parola greca. Il termine per braccio e pancia è stato introdotto per primo da Huma, che è un ricercatore che ancora lavora. In realtà il termine pelo transfer function contiene dentro tutto un mondo di cose anche diverse tra di loro, per esempio delle regressioni lineari di alcune proprietà, in particolare delle proprietà idrauliche, in funzione della tessitura del contenuto di sostanza organica, misurato magari a certe valori di suzione e così via, cioè regressioni lineari, ma anche sistemi di interpolazione statistica più complessi. Qualcuno, naturalmente dagli anni 90, le pelo transfer function sono esplose. Ci sono, allora c'è chi le ha rese anche via via più complesse in funzione di dei vari dati che si venivano a conoscere del suolo, prima solo la tessitura, poi la tessitura più la sostanza organica, poi la tessitura e la sostanza organica e i valori correlati a valori di contenuto d'acqua e pressione misurate per esempio a 2-3 livelli di pressione diversi e così via. Quindi questa per esempio è una relazione semplice, una relazione lineare spiegata dalla sostanza organica, dai contenuti di lindo, di argilla e dalla densità apparente, un altro elemento che noi possiamo misurare. La densità apparente, vi ricordo, è la densità del suolo tutto, cioè la densità, il peso del suolo, comprendente aria, acqua, tutto quello che ha dentro rispetto al volume complessivo. E in particolare Rawls da questi valori dei parametri per diversi valori del potenziale misurato in kilopascal. Il potenziale altro non sarebbe che la suzione però tradotta in kilopascal. La suzione noi la misuriamo in metri, quindi la dobbiamo moltiplicare per ρg. E così via. Qua, sì, questa è più una rassegna di varie teorie, alcune relativamente recenti, questa di Nemes del 2006, in cui ci sono tutte tabelle riproposte in letteratura per il calcolo di questi parametri. Il risultato finale è che che permane un po' di confusione, nel senso che a volte i valori dei parametri ottenuti da queste tabelle non sono affatto coincidenti e possono dare anche un ordine di grandezza e differenza di risultati tra uno e l'altro. Comunque, di fronte ad un'incertezza grandissima che altrimenti persiste, questi sono degli strumenti interessanti. E qui vedete tutto quanto. Nel corso degli anni sono stati sviluppati anche alcuni software che per calcolare in funzione di questi. Questi sono tre dei più famosi. Uno il primo è sviluppato da un collega agronomo e dai suoi collaboratori italiano, si chiama SoilPark, e gli altri due, Rosetta e RedC, sono Rosetta è sviluppato dal USDA, che è il Dipartimento di Agricoltura americano, mentre RedC è stato sviluppato da Pangenusten, lui medesimo. Ma questo è ancora detto. Quindi queste sono delle indicazioni su come potete tentare di determinare i parametri.